dalla legge finanziaria 2008 rispetto alle disposizioni precedenti, è quindi che dal 2008 è possibile inviare la documentazione ad EMEA soltanto e esclusivamente per via telematica, attraverso questo portale che è stato predisposto ad hoc, comunque c'era anche l'anno scorso. Può essere inviata la documentazione per via, diciamo, postale, quindi la documentazione cartacea, solo in casi eccezionali, nel senso in cui le tipologie di interventi siano così particolari che non possono essere descritti nei format documentali predisposti appunto da noi nel nostro sito. Il portale è molto semplice, diciamo, inizialmente funziona come tutti i siti, e quindi per effettuare il login prima è necessario ovviamente registrarsi. Riceverete in tempo reale un nome identificativo, un user ID e una password, che poi al successivo diciamo, accesso inserirete nei campi predisposti. A questo punto potrete accedere alla compilazione della documentazione. Quest'anno, come vi dicevo, da quest'anno e fino al 2010 sono state predisposte delle innovazioni per quanto riguarda la documentazione da predisporre. E quindi anche il portale è stato suddiviso in tre sezioni. In particolare, la sezione BRQ sono presenti l'allegato A e l'allegato E, ovvero l'attestato di qualificazione energetica e la scheda informativa, che sono necessari nel caso in cui gli interventi riguardino la riqualificazione globale dell'edificio, la sostituzione degli impianti termici, oppure nel caso in cui si effettuino interventi multipli che riguardino anche, diciamo, gli interventi per cui sono state predisposte le procedure semplificate, che invece appunto sono contenute nella sezione PRS, in cui è contenuto l'allegato F, che è la nuova scheda informativa semplificata, che deve essere compilata nel caso in cui si effettuino interventi che riguardano la posa di pannelli solari o la sostituzione di infissi in singola unità immobiliare. La terza sezione, la PRM, è dedicata alle estrazioni relative all'installazione di motori ad alta efficienza e inverter. Andiamo, diciamo, nello specifico di quali siano le documentazioni da predisporre. In questo senso, diciamo, visto anche i dati che poi vi farò vedere alla fine, siamo quasi finendo, per quanto riguarda la documentazione ho preferito distinguere appunto tra le varie tipologie di intervento. Per quanto riguarda la sostituzione degli infissi, poi farò, diciamo, un inserto un po' più approfondito, perché le innovazioni in quel senso sono più incisive. Per quanto riguarda la sezione PRQ, diciamo, quindi per gli interventi agevolabili del comma 344 o 347, o nel caso in cui si effettuino interventi multipli, la documentazione che è necessaria è l'asseverazione di tecnico abilitato, che è appunto quel documento che attesta che l'intervento effettuato è congruo alle richieste predisposte dal decreto edifici perché lo stesso intervento sia agevolabile. Nel caso di sostituzione di impianto termico con un impianto che abbia una potenza nominale inferiore a 100 kW, l'asseverazione del tecnico può essere sostituita da una certificazione di conformità fornita dallo stesso produttore dell'impianto, che è appunto rilasciata contestualmente alla vendita dell'impianto dal rivenditore. Questo documento rimane a cura del richiedente, come la documentazione fiscale. Invece all'EMEA è necessario inviare l'attestato di qualificazione energetica, l'allegato A del decreto edifici, che vi ricordo trovate nella sezione PRQ, e la scheda informativa. Questi due tipi di documentazioni sostanzialmente descrivono l'intervento sia da un punto di vista di prestazioni termiche conseguite, sia da un punto di vista, diciamo, di rendicontazione di costi e soprattutto di risparmio in termini di energia primaria conseguita a seguito degli interventi. È necessario poi che il richiedente conservi la documentazione fiscale. Vi ricordo che per accedere alle detrazioni fiscali del 55% è necessario ed è vincolante, cioè pena l'esclusione dalle detrazioni fiscali, effettuare tutte le spese esclusivamente attraverso bonifico bancario o postale, se il richiedente è una persona fisica. Questo tipo di vincolo non esiste invece per le persone giuridiche. Comunque di questo poi ci ritorneremo sopra. Poi è necessario anche conservare la ricevuta telematica che riceverete, appunto,
pandemia a fronte dell'ultimo salvataggio della documentazione inviata, che appunto riguardo sono l'attesto di qualificazione energetica e la scheda informativa. Per quanto riguarda la documentazione necessaria per la quota di pannelli solari, come vi dicevo, secondo le novità della legge finanziaria 2008 non è più necessario redigere l'attesto di qualificazione energetica, ma è necessario compilare semplicemente l'allegato F. E quindi all'Enea va inviato soltanto quel tipo di format che trovate alla sezione PRS, mentre comunque è sempre necessario l'asseverazione del tecnico che appunto attesti che i pannelli possiedono le certificazioni di conformità di prodotto secondo le normative vigenti, che possiedono gli anni di garanzia e che appunto riportano gli elementi che sono contenuti all'articolo 8 del decreto edifici, perché il decreto edifici poi dagli articoli 6 in poi, se non sbaglio, dal 6 al 9, riportano tutti gli elementi che devono essere contenuti per le varie tipologie di intervento nell'asseverazione del tecnico. Quello dei pannelli solari appunto riguarda la certificazione di conformità e gli anni di garanzia. Poi, anche per questa tipologia di intervento, ovviamente è necessario conservare documentazioni fiscali, quindi fatture bonifici e la ricevuta telematica. Una precisazione, la scheda informativa semplificata, l'allegato F, per quanto riguarda la parte fiscale, ha diciamo, ridotto anche le voci relative ai costi sostenuti. Quindi, mentre nell'allegato A, nell'attesto di certificazione nell'attesto di qualificazione energetica trovate tre voci relative ai costi sostenuti, il costo relativo all'intero importo sostenuto a fronte agli interventi però al netto delle spese professionali, poi trovate una voce relativa esclusivamente alle spese professionali e poi l'ultima voce sono i punti 5, 6 e 7 dell'allegato E, trovate poi in ultimo il valore di il valore che poi verrà portato in detrazione. Nell'allegato F troverete semplicemente due voci, troverete importo complessivo, cioè spese sostenute e importo su cui calcolare la detrazione, quindi sono sparite le spese professionali, ma non preoccupatevi, le spese professionali sono comunque detraibili anche per quanto riguarda la quota dei pannelli solari e eventualmente anche per la sostituzione degli infissi, quindi nel caso in cui il richiedente dovesse cumulare la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni significativi, in quel caso dei pannelli solari, il costo della consulenza del tecnico per la redazione e l'asseverazione del tecnico, nella prima voce metterete il costo effettivamente sostenuto dal richiedente per acquistare i pannelli solari, mentre nell'ultima voce, cioè l'importo su cui calcolare la redazione, caricherete i costi, gli oneri per la consulenza del tecnico abilitato. La documentazione fiscale, come vi dicevo, intanto è necessario sempre comunque sostenere le spese, effettuare i pagamenti delle spese sostenute attraverso bonifico bancario postale. Non è accettato il bonifico compilato online, ma sono le banche che non hanno predisposto questo tipo di procedura. Nei bonifici, nella causale, è necessario indicare lo specifico riferimento alle detrazioni fiscali del 55% e poi compilare, come di consueto, la causale dello stesso bonifico. Per quanto riguarda le fatture, anche questo è vincolante, pena l'esclusione delle detrazioni fiscali, è necessario compilare le fatture con voci specifiche, una relativa ai costi sostenuti relativi all'acquisto dei materiali e una relativa ai costi relativi alla manodopera impiegata per l'esecuzione degli interventi. Nel caso in cui, come sempre accade, gli interventi siano effettuati in più tempi, quindi ci sia una fattura di saldo, eventuali fatture di rate, mensili o comunque a scaglioni temporali divisi nel tempo, e poi c'è una fattura di saldo, potrete rilasciare la fattura con i costi relativi alla manodopera anche semplicemente nella fattura di saldo, senza dover fare delle ripartizioni percentuali nelle varie fatture. Una precisazione per quanto riguarda l'IVA ridotta, anche per quanto riguarda le detrazioni fiscali del 55%, ovviamente può essere cumulata all'applicazione dell'IVA ridotta al 10%, come sapete questa
questa è una, diciamo, una prerogativa di agevolazione che si applica soltanto alle prestazioni di servizi e non all'acquisto di beni significativi, ma diciamo, l'ultima versione di questo tipo di dispositivo predispone che è possibile applicare l'IVA ridotta al 10% anche all'acquisto di materiali fino a concorrenza delle spese sostenute per la prestazione resa e quindi nel nostro caso per la manodopera impiegata per l'esecuzione di interventi. Quindi se io metto in opera i pannelli solari e ho speso tot euro per appunto la posa dei pannelli solari, utilizzerò quel costo effettuato come diciamo valore limite su cui applicare anche l'IVA ridotta per quanto riguarda la manodopera.